Allora, buongiorno, buonasera o qualunque cosa voi state vivendo in questo momento. Oggi sono qui perché ho preso per la prima volta, cioè non prima, cioè sul canale sì prima, ma questa è la mia seconda volta in cui prendo da questo ristorante e praticamente è tutto pesce. C'è un panino di pesce che c'è il bacio un po' storto, mi si è staccato il bacio, ma l'ho staccato un po' la cacchio di cane. Allora, le patatine sono assurde, ve le danno con ogni panino. Questo panino l'ho pagato 9 euro ed è un panino al tartare di salmone e io sono abituata al panino del Mac. È la prima volta che ho preso questo, si presenta così, mi sta un sacco di enorme. L'avevo preso vegetariano, non lo so, quel giorno mi era presa la pazzia di prenderlo vegetariano, però non ho registrato un video perché praticamente era un pranzo tra me, mia sorella, mio fratello e mia mamma, famiglia. Cioè, a me già mi sta facendo sognare. Già mi sta facendo sognare. Cioè, raga, c'è la rucola, le melanzane grigliate, il salmone, qualche pezzo di non so cosa e una burrata. Cioè, mi ispira un sacco. No, niente, lo do. Vabbè, scusatemi per il bacio un po' storto, ma sta attaccato con lo scotch. Possibile che tra un po' crolli a terra. Possibile. Oddio, è un po' freddo, che mamma me l'ha preso e nel frattempo è andata a fare un po' di spesa, quindi è un po' freddo. Il pane è morbidissimo. Non mi ero accorta che c'era la rucola. La prossima volta la devo togliere. Perché non mi fa impazzire. E il pane è fantastico. Però lo sento un po' sapetto. La prima volta quando ho preso quello vegetariano c'era una marea di burrata che raga mi stava facendo vedere le stelle del paradiso. Veramente assurda, cremosa, buona, saporita. Incredibile. Il pesce è di qualità, si sente, è fresco, buono. Quindi un fatto di pesce, siamo veramente sicuri. E insieme al panino mi danno in omaggio una bustina di patatine. Che non sono come tipo quelle del Mac, ma sono tipo. Boh. Allora. Sono speziate. E penso siano fritte. Ma il panino è la parte più. Per dare un sapore in più, ci hanno tagliato, infine, anche le mandorle.
Cioè, boh. È buonissimo. È il mio panino preferito in assoluto. Cioè, supera anche il Mac. Vedete? Le mandorle tagliate a fettine. Nel salmone si sente la marinatura al limone e prezzemolo. Ragazzi, si sentono tutti i gusti. Vi giuro. Mai. E dico mai. Provato un panino migliore. Che poi. Io non so se Sbizzurra è una linea che sta un po' in tutta Italia. Cioè, da me ha aperto tipo l'anno scorso. Sì, l'anno scorso. E non ne sapevo l'esistenza. Minimamente. Se lo avete nella vostra città, provatelo. Cioè, quello. Oddio, il panino vegetariano non mi aveva fatto impazzire più di tanto, c'erano verdure, verdure con pane. E non so perché quel giorno mi è passato di mente a prendere quello vegetariano, ma questo mi sta veramente facendo sognare. Con un morso. Mi fa vedere le stelle del paradiso. Cioè, sento tutti i sapori. Quello della rucola non mi fa impazzire. Ma non so se siano mandorle. Noci. Però è davvero buono. Tanto. Cioè, secondo me è un'ottima alternativa al sushi. Il salmone, raga. Mi si scioglie in bocca. No, mai provato un panino veramente. Cioè, si vede che ci tengono. E ovviamente non è sponsorizzazione, cioè nel senso ho pagato con i miei soldi perché avevo fame. E perché avevo in mente di fare questo video. Perché sempre Burger King, McDonald's, no, volevo fare qualcosa di più gastronomico. Il pane. Proprio impregnato di olio. Comunque, non so se lo sapete. Dai, faccio l'alberghiero. Se un giorno io dovessi aprire semmai una pasticceria, perché io faccio pasticceria, anche io
ti vorrei curare così tanto i dettagli? Cioè, perché secondo me sono i dettagli che fanno la differenza. A parte il locale, con un arredamento moderno, la qualità dei prodotti, come questi. Questo. Fazzolettini oppure anche gadget, tipo che te ne so, stappabottiglie, però in una pasticceria, vabbè, in un ristorante, stappabottiglie a tema, tipo con lo stemma del ristorante, posate per mangiare, magari con fatti un po' diversamente, in modo che io possa lasciare il segno alle altre persone, perché no? Cioè, perché sono questi dettagli che fanno la differenza, cioè sono le cose piccoline. Il cibo, soprattutto. Raga, vi prego, andatelo a mangiare sto panino. Così almeno vi rendete conto di cosa io stia parlando. Il salmone, ragazzi. Comunque io sono già lì piena. Anche le patatine sono interessanti, perché siamo abituati a vedere quelle del Mac, quelle del burger lunghe, ma anche queste non so, cioè posso dire che se la battono bene con le ricche del Mac. È ancora storto. Comunque, io tra 2 settimane ho il dentista. Due. Una settimana e un giorno. E già ho paura. Per come starò. Devo provare in tutti i modi ad avvantaggiarmi tutti i video entro il 26. Ma coloro che sono dietro questo video è novembre. Ora è tipo metà ottobre. Le pagine sono squisite. Comunque, il panino non me lo finisco. Penso che lo darò a mamma. Video finito qui. Spero che vi sia piaciuto. Spero che voi vi siate divertiti. Allora, scusatemi sempre per tutte le varie situazioni tra i miei denti, ma sapete che è impossibile tirarle via con la... No. Oddio.
stavolta non l'ho trattenuto il rutto. Piccolino, accettabile, elegante, è il meglio che sono riuscita a fare. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando mettete like e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti del canale, ma anche per supportarmi perché voglio arrivare presto ai 2000 iscritti e ho bisogno di voi per arrivarci. Quindi dai, che per i 2000 iscritti faccio uno speciale incredibile in cui faccio un cambio look veramente. Dai, lo facciamo. Se arriviamo a 2000 iscritti, faccio un cambio look tragico. Cioè, uno di quelli proprio che ti fanno rimanere il segno. Cioè, non i capelli, no, corti, corti, però almeno qua forse. Boh, vedremo. Vedremo. Secondo me, tanto li taglierò, poi comprerò le extension, però va bene. Tanto li devo tagliare. Quindi, 2000 iscritti, cambio look totale, mio. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!